Oggi è il secondo ed ultimo giorno della grande kermesse musicale, non soltanto, del Jova Beach Party a Vasto. Ieri grande successo, anche la macchina organizzativa messa alla prova della pioggia improvvisa che poi ha costretto a una soltanto breve interruzione l'evento. Tutto è andato molto bene dal punto di vista dell'ordine pubblico e della organizzazione e in particolare lo spettacolo è stato al di sopra di ogni attesa, perché insomma tante sorprese, tra le quali oltre a Gianni Morandi, che era in parte annunciato, anche Achille Lauro, che ha acceso la notte di Vasto. Ma dall'arena concerto abbiamo in collegamento, per parlare di questa seconda giornata, il collega giornalista freelance Damiano Crognali, che da anni segue Jovanotti in tutte le sue tappe, in tutti i suoi concerti. Allora è lui che ci racconta questa mattina, ci documenta l'attesa dei fan che sono lì al suo fianco. Buon pomeriggio Damiano, che aria tira? Ciao Carmine, noi ci troviamo al parcheggio dell'area nord di Vasto. Per arrivare fino a qua c'è stato tantissimo traffico, un po' per il fatto che è il weekend e un po' perché oggi è effettivamente il gran giorno, si aspettano più presenze rispetto alla giornata di ieri. Il tempo promette bene, ci sono le macchine, devono parcheggiare in alcuni parcheggi prestabiliti e ci sono tantissimi fan che si sono riuniti, insomma, stanno venendo da varie parti, non solo dall'Abruzzo. Io ho intorno a me un po' di persone, ho una famiglia abruzzese che viene da Roseto, giusto? Per il concerto di Vasto, per il concerto che si terrà per questa seconda giornata di Vasto, tutta una famiglia, insomma, venire al concerto di Jovanotti con la famiglia, come che emozione è? È un'esperienza davvero bella, noi è il secondo anno che veniamo, perché siamo stati anche 3 anni fa a Montesilvano, un'esperienza che abbiamo condiviso prima da fidanzati, sposati, e adesso con la famiglia. Bambino di 10 anni e l'altro di 7 anni. È la passione, è la vita che va avanti e per noi è proprio l'espressione più grande, l'emozione più grande che possiamo far vivere in questo momento a loro. Sì, sono davvero contenti, pronti prima col costume e poi ci aspetterà tutta la serata e quindi vedremo come va. Grazie, ti chiami? Nadia. Quindi famiglie, ma anche giovani, giovanissimi, c'è qui una ragazza, tu da dove vieni? Io vivo a Chieti, ma sono originaria della Puglia e sono qui per l'università. Quindi diciamo che vengono da tutta Italia, cioè questa data di Vasto in Abruzzo riunisce un po', insomma, tutta... Assolutamente sì. E, penso che fosse un evento imperdibile, perché non è come andare a un semplice concerto, ma è una vera e propria festa in spiaggia, è come se fosse un grandissimo... Happy Hour, qui ci sono tantissimi ospiti, gente, musica che viene da tutto il mondo, quindi sarà sì. Una festa dell'incontro, secondo me. Grazie. E lo vediamo allora. Dalila. Grazie. Insomma, si stanno riunendo qua nel parcheggio di Vasto Nord il pubblico, i fan, la community di Jovanotti. Damiano, tra poco apriranno i cancelli nell'area dedicata al concerto e alla kermesse, ma per te che racconti da tanti anni gli eventi di Jovanotti, che spirito si respira anche nel viverlo su più giorni, questo grande concerto, questo grande spettacolo, si potrebbe raccontarlo soltanto con questa parola? La data di Vasto raccoglie più giorni e ci sono alcune persone che insomma lo hanno fatto per più giorni, nel senso che ci sta la giornata di ieri e c'è la possibilità di acquistare anche il biglietto per più giorni, per la giornata di ieri e di oggi, però sempre da queste zone insomma si doveva partire. Senti, ma cambia la scaletta dalla prima giornata, cambiano soprattutto gli ospiti a sorpresa? Non c'è una scaletta, Carmine, ma è tutto insomma in divenire, si organizza giorno per giorno e cambia a seconda della giornata. Quindi lo scopriremo nel prossimo collegamento, che vi racconterò insomma come andrà questa seconda giornata.
Benissimo, io ti ringrazio Damiano, tra poco raggiungerai anche tu insieme al popolo di Giovanotti l'area concerto e da lì ci risentiremo intorno alle 19:25 per un nuovo collegamento nel TG Sera. Buon concerto anche a te!